Konnichiwa e ben ritrovati tutti voi qui nel mio canale. Sono come sempre Giappogamer e ben ritrovati nell'epoca Sengoku di Niho, re benevolo. In questo Giappone feudale del 1600 circa, insomma pieno di guerre intestine. Allora, oggi siamo di missione secondaria, il corvo silente, il livello missione 92, ricompensa Tenryu urlante e legno ottimo per 4, più 30.000 circa soldoni e ben 28.000 circa amrita. Bene così, iniziamo la missione. Allora, ultimamente ci sono stati casi ricorrenti di persone che scompaiono da bagni pubblici e ritornano in forma di cadavere. Ora, bagni pubblici che si chiamano Sento in giapponese, sono veramente fighissimi, pure c'è ogni anno, insomma. Certo, magari non sono pieni yokai, questo è vero, però la cosa strana è che sono solo uomini. Pare che a questo punto la struttura sia praticamente deserta. Il proprietario deve aver pensato che fosse opera di yokai, perché ha ingaggiato i mercenari a risolvere la questione, ma ora sono dispersi anche loro. Bene. E qui entri in gioco tu. Ti chiedo molto, lo so, ma potresti indagare? Va bene, indaghiamo. Senza indugio. Il corvo silente. In una terra ricca di vulcani come il Giappone, le sorgenti termali sono luoghi familiari e molto amati. Qui le persone vanno ai bagni pubblici a prescindere dalla propria levatura sociale. Contadini, samurai, banditi e a volte anche i signori della guerra vi si recano per curare corpo e spirito. Le leggende parlano anche di dei devoti alla protezione delle sorgenti termali e di yokai che occasionalmente vi dimorano. Ok, vediamo un po'. Allora, eccoci qua, bene. Fatemi pregare. Ok, vediamo un po'. Siamo offline, va bene. Vediamo un po' di fare qualche offerta. Ashakaido. No, va bene, ok, siamo messi bene così. Allora, signora, la porta si è chiusa. Ok, va bene, quindi la nostra solita fortuna. Ma qua dentro ho visto qualcosa? No. Ok, allora direi di salire. Che mi sarebbe, tocca prendere delle chiavi. Visto c'è la ruota. Probabilmente sì. Allora, vediamo un po' qua. Là c'è qualcosa. Lì c'è la ruota. Qua chiudi tu. E crepa. Ok. Bene così. Poi qua ci sta lui. Poi ci sta qua la tomba insieme al livello 92. Ok. Poi vediamo un po'. Quindi andiamo qua giù. Ah, ma ci sei tu? Cazzarola. Allora vediamo un po' di beccarlo in capoccia, va? Tacci tua. E crepa. Oh. E santa passera incoronata. Gli apriamo qua. Ok, bene così. Apriamo pure qui. Ok, dai. Facciamo una bella prosa di bagni termali. I sento sono veramente in qualcosa di incredibile. Poi vediamo un po', allora. Ah, ci sta la ruota, eh. E va bene, e prendi questo qua così. Ok, bene così, andata pure tu. Ottimo. Allora qua siamo già entrati. Bene così.
Ruota fatta fuori. Quindi direi bene così. Poi ci sta lui. Becchiamolo in... lì, così. Vai, fatti sotto. Sì, così. Bravo. Bravo bambinone, cadi giù. Bene così, botta secca. Ok, vai così anche di Elisir. Bene così. Che l'avevamo fatto fuori. Ok, qua non si può entrare ovviamente. Testa e legno. Ah, ok, bene. Quindi credo che la prima chiave di averla già trovata. Ottimo così. Bene così. Ah no, e c'è la mignotta, porca mignotta. E prendi questo qua. No, mortacci tua. No, mortacci tua. Guardate come ci rallenta la mignotta. E becca di questo qua, crepa. Oh, che caspita. Mortacci sua, come ci bloccava. Ma là c'è lui. Vabbè, ho capito, va, vengo là. Vengo là e ti faccio il culo là. Ok, bene così. Vai, cure termali pure qui. Curiamoci il più possibile, va? Allora, bene così. Ok. Terese legno ro. Ok, bene così, ottimo. Seconda tessera, dovrebbe essere tre le tessere, mi pare. Allora, qua mi sa che il piano l'abbiamo già fatto. Qua si sale. Tiè, becca di questo, va? Vai, fatti sotto. Bravo. Così, cadi giù. Bravo, cadi. Bravo, bambinone. Vai, fatti sotto. Sì, bravo così. Bravo così. Ok, bene. Ci sei tu, eh? E crepa, su. Oh. E crepa. Oh, una buona volta. Che diamine. Ok, tese legno I. Ok, forse ci dovremmo essere. Dico forse. Ok, bene di botola. Vediamo un po' dove caspita passare. Tanto qua spacchiamo, va? Ma niente, abbiamo trovato niente. E vediamo un po'. Là ci sta un demonio, uno yokai. No, mi tocca passare lì? Vabbè, siamo per di qua, va. E vediamo un po'. Vabbè, io so che vi dico io. Vieni qua. Dai, cadi giù. E becca di questo. Ok, bene così. Preghierina, bene così. Vediamo un po' se si apre la porta. Sì, bene così.
E vediamo un po' chi caspita ci aspetta. Allora, vediamo un po' chi è. Ah, sei tu, eh? Liscio. Vai, prendi questo qui così. Accidenti, a mangiarci, mortacci tua. Sì, yatta! Yatta! Gli uomini sono troppo ripugnanti per vivere, devo ucciderli tutti eccetto lui. Yatta! Oh, bene così, è andata. Ottieni forcina di Gushu di tartaruga. Vai, forcina. Chissà che caspia ci facciamo la forcina. Allora, continuiamo, vediamo un po', andiamo a vedere di qua. Che nella missione c'era il nonnino di Yotsuka, mi pare. Chi è? Parliamo, eh. Oh, sei tu, è bello vederti qui. Dunque, quel mostro è morto. No, sono sollevato. Potrei avere quella forcina? Ma certo, dai, dai forcina in guscio di tartaruga. Ti porgo che mi scuse, non è molto, ma puoi prenderlo. Ottieni ciocca di famoso ninja. Yatta, bene così. Missione completata. Bene così, andiamo avanti. Assolutamente sì. Lascia la missione e tornare al punto di partenza. Vuoi procedere? Assolutamente sì. Bene così, bene così. Altra missione secondaria andata. Il corvo silente. Io poi mi aspettavo il Tengu, sinceramente. Comunque, vabbè. Boss fight in Noen andata. Insomma, direi abbastanza agevolmente, direi. E ok, bene, ben fatto. Ho sentito tutto il racconto direttamente dal proprietario dei bagni pubblici. Immagina i Saika che si fanno vivi in un posto del genere. Strano, però. Si dice che il capo dei Saika godesse da sempre la protezione del loro uccello guardiano, lo Yatagarasu. È piuttosto insolito che siano stati sconfitti così facilmente da semplici yokai. Vabbè, ma chi se ne frega, dai, mo, da chi sono stati sconfitti. Abbi pazienza. Allora, nel prossimo episodio sicuramente, sicuramente la famosa battaglia di Sakigahara, insomma, dove sono state trucidate 100.000 persone. Mamma mia, poi comunque magari ve lo racconterò un po' meglio nel prossimo episodio di Niho, che mi sta sorprendendo sempre di più. Insomma, comunque, di questo episodio vi è piaciuto, vi invito a lasciarmi un bel like, un commento, una condivisione con i vostri amici per far conoscere JappoGamer in lungo e largo. Io vi ringrazio uno a uno per essere stati fin qui. Iscriviti al canale se non siete iscritti. Seguitemi via i social. Dal vostro JappoGamer è tutto. Sayonara e ai prossimi episodi.